Monsignor Raham, qual è la situazione in Tunisia oggi? La situazione politica sta tornando poco a poco verso la normalità. C'è ancora qualche manifestazione, c'è ancora qualche atto di fuorilegge, però parlando anche col primo ministro le cose stanno andando verso il meglio, verso la normalità, anche perché la tensione internazionale adesso è rivolta verso altri paesi che stanno vivendo quello che la Tunisia ha vissuto 1 o 2 mesi fa. Però la Chiesa sta appoggiando la gioventù che chiede libertà, dignità e democrazia e stiamo cercando il modo più proficuo per essere al servizio di questa popolazione che chiede più uguaglianza, più fratellanza e più libertà. C'è un risveglio nelle popolazioni arabe che va dal Marocco fino all'Iraq e anche fino all'Iran, che non è arabo. C'è un risveglio di queste popolazioni e ogni paese che riesce alla sua rivoluzione lo passa ad altri e dà loro coraggio per manifestare. È interessante sapere che è quasi lo stesso schema che è capitato in Tunisia, poi in Egitto e adesso si ripete nello Yemen, si ripete in Libia. Non sono casi isolati, sono casi legati perché la popolazione araba in tutti questi paesi vive lo stesso stato di sottomissione, di alienazione del potere politico. Dico loro, carissimi sacerdoti, voi siete la persona di Cristo nei riguardi di questi tunisini che stanno arrivando da voi. Voi non avete niente a che fare con le cose politiche, economiche. Mostrate loro il viso di Cristo clemente e misericordioso, amateli, aiutateli secondo le vostre possibilità, perché questi sono figli di Dio. Trattateli bene, secondo le vostre possibilità, e Dio vi ricompensi.